Ciao a tutti gli amici dell'architettura sostenibile. Oggi voglio farvi vedere un materiale isolante naturale che mi è appena arrivato e che potrebbe sostituire il polistirolo, la lana di roccia, la fibra di legno. È un materiale con una bassissima energia grigia perché viene ricavato dagli scarti dell'agricoltura. È un materiale ha delle proprietà molto buone dal punto di vista dell'isolamento termico, sia in inverno che in estate, grazie a una densità all'incirca di 120 kg al metro cubo. Ed è un materiale ecologico ricavato dallo scarto, fa parte di quel filone dell'economia circolare che viene poi riutilizzata anche per altri scopi, in questo caso in edilizia, come materiali che già utilizzo per realizzare le case naturali per i miei committenti. Andiamo a vederlo. Si tratta di un pannello rigido in paglia, eccolo qui. Lo spessore è di circa 12 centimetri, perciò lo si può utilizzare per isolare, ad esempio, a cappotto delle pareti esterne, oppure per isolare dall'interno la parete. È chiaro che in base ai valori di questo pannello può essere utilizzato per migliorare le prestazioni del muro esistente. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono che è un materiale con una bassissima energia grigia, infatti per essere prodotto è paglia, perciò ha un'emissione di CO2 molto bassa, anzi ne detrae, perché appunto il carbonio non viene emesso nell'atmosfera, ma rimane qui all'interno della struttura legnosa della paglia. Perciò è un materiale molto buono nell'utilizzo di architettura sostenibile, perché appunto lo si può utilizzare per isolare le nostre pareti esistenti. Perciò, oltre alle balle di paglia, oltre alla paglia e al insufflaggio, oggi posso utilizzare un nuovo prodotto per le architetture dei miei committenti, un pannello rigido in paglia dello spessore di 11,5 cm. Perciò al posto del polistirolo potremo usare questo materiale a basso impatto ambientale, che può essere comunque intonacato con la calce o con l'argilla, in modo da poter fare le finiture che meglio si desiderano all'interno della propria abitazione oppure all'esterno. Ciao di Nicola Preti e questi materiali li puoi vedere su edificidipagliaitalia.com. Ciao!